L'8 dicembre scorso, alla fine della messa, Don Andrea Gallo sventola un drappo rosso, intona le note della canzone partigiana, un omaggio a quella democrazia che ha visto nascere nella sua Liguria, un video che spopola su YouTube. Il sacerdote degli ultimi, il prete sempre controcorrente, ma mai eretico. È morto a Genova poco prima delle 18, protetto dalla sua comunità di San Benedetto al Porto, che contribuì a fondare 42 anni fa. Classe 1948, a luglio avrebbe compiuto 85 anni, Don Gallo non ha mai smesso di sorprendere, raccogliendo il testimone di Don Bosco, ha sempre scelto gli ultimi, i poveri, i peccatori, gli emarginati, missionario, cappellano del riformatorio Garaventa, prima poi del carcere di Capraia e infine viceparroco della chiesa del Carmine di Genova, fin quando nel 70 fu allontanato dalla curia. Si era scagliato contro l'ipocrisia che gridava allo scandalo per una fumeria di hashish, ma nascondeva droghe ben più pesanti come quella del linguaggio, ipocrisie grazie alle quali un ragazzo può diventare inadatto agli studi se figlio di povera gente, oppure un bombardamento di popolazioni inermi può diventare azione a difesa della libertà. Prima viene l'etica e poi la fede, ha sempre sostenuto con forza Don Gallo, la forza eversiva del Vangelo che è in un'idea di cittadinanza ricostruita a partire dall'incontro con gli altri, in pace, a fianco sempre dei più oppressi. Anche il genere non deve essere un'arma del potere per sfruttare e discriminare. Il maschio e la femmina, gli altri sessi discriminati, i gay, le lesbiche, i trans, è un'umanità unica. Le nuove generazioni non hanno bisogno di maestri, ha sempre detto Don Gallo, non hanno bisogno di prediche, ma di testimoni e di esempi. In cammino con Francesco è il titolo dell'ultima fatica di Don Gallo, 10 anni di omelie dedicate al nuovo Papa, che ha scelto la Chiesa dei Poveri, la sua Chiesa.